andiamo a vedere che cosa troviamo. Qui hanno messo dei cartelli in cartone scritti, indubbiamente cominciano a interessare a molte persone, pur non sapendo con certezza se sia un'arte, un modo di disegnare un'arte di uomini, oppure un qualcosa di inspiegabile. Andiamo a vedere. Qui i proprietari hanno messo una segnaletica per non calpestare il campo e non danneggiare troppo poi il raccolto. Abbiamo anche un cartello che ce lo ricorda. Dunque, per il cerchio si prega di passare nel passaggio, non calpestare il grano in piedi. Grazie. Si comincia a vedere in lontananza e le persone che vanno comunque a vedere da vicino questo disegno, che dall'alto, quando si vede dall'alto, ci si rende conto della bellezza che ha. Guardandolo da vicino però si può vedere effettivamente la piegatura del grano, e stare in mezzo a questo cerchio da cui dovrebbe emanare energia e raccogliere e toccare, accarezzare le spighe. E lì è l'uomo che lo fa. Vediamo. Allora, qui saremmo già dentro a questo... Massaria là, proprio che è, eh? Il centro, vogliamo vedere. Ma in cima, al corriere è a Massaria che sia la parente. La parte centrale. Ecco. Però questo qua, questa... come mai questa... Sì, boh, ma sì, a riparare al vento. Il vento ha coricato le spighe. Sì. No, per le spighe riguarda aiuto, niente. Proviamo a fare questo percorso che... Il disegno è quello lì. E secondo me siamo già, siamo dentro al disegno. Secondo me. Siamo all'interno del disegno, ecco, questo per esempio è un cerchio. Ecco, lì sì, ma invece... Beh, là no, era coricato dal vento. Qui c'è un cerchio. No, questo l'hanno fatto loro, questo. E lì anche. Ma invece là al fondo no, là al fondo è il vento. Ecco, qui invece questo fa parte proprio del disegno. Vediamo un po', la parte centrale deve essere lì. Sì, sì. Possiamo vedere se proviamo. Ecco qua l'hanno proprio fatto loro, ma non là al fondo. Sì, qui hanno lasciato queste punte che fanno formano poi il disegno. Comunque anche a farlo l'uomo ci vuole la testa cioè non è mica facile. No. Bisogna sapere se l'uomo per esempio deve prendere le misure esatte, non può essere storto. Lì anche l'hanno fatto loro. Sì, qui ci sono altri due cerchi che magari però hanno lavorato una parte. Sì. Ma questo qui l'hanno fatto, dunque oggi è il 24. L'hanno fatto non stanotte, che dal 23 viene al 24. Quando l'hanno fatto? Ma forse è la domenica notte. Ah sì? Mi sembra. Non so, devo vedere bene. Ma comunque vedo che c'è sempre più gente che è interessata a venire. La gente gira, poi il tempo è bello. Sì, prima che piova, prima che taglino il grano. Ma sì, è vero. L'anno scorso non sono andato lì a rivedere. Io sì. L'anno scorso sono andata, mi è piaciuto, è sempre bello. Era anche grande così? Era grande, sì, era grande. Adesso non so fino a quando, ma era grande. Allora,
Ma quello non lo, so. Comunque dicono che ci sono quelli effettivamente creati dall'uomo e quelli che invece dove appunto, c'è una differenza, no? No, dicono che c'è una differenza perché poi analizzando le spighe coricate si vede se sono diverse da quelle fatte dall'uomo. Non è elaborato questo. L'anno scorso era molto bello, l'anno scorso era molto bello. Sì, sì. Però secondo lei questo l'hanno fatto l'uomo che le... Questo qua sì. Questo sì. Ma anche l'altro. Anche, però era, forse è stato fatto molto meglio. Ah, bene, bene. Ma comunque... molto più creato in modo per me sono tutti fatti dall'uomo. Ma sì. Allora. No, qui siamo proprio... Perché qui anche il padrone ha il danno. E non so se sì, poi... non lo so. Comunque qui sarebbe la parte centrale dove dovrebbe essere un'energia maggiore a seconda, per esempio, se non l'avesse fatto l'uomo. In questo punto c'è un'energia maggiore e ci si può prendere le spighe e portarle a casa, ci si porta un po' di energia positiva a casa. Chi ha detto che è positivo, può anche essere negativo. Non lo so, di solito dicono io non lo so. No, qualcuno mi ha detto che l'energia positiva, poi io non lo so. Io l'ho presa. Lei sente l'energia positiva? No, io non ho quelle, purtroppo quella sensibilità. L'anno scorso ho incontrato delle persone che dicevano di sentire proprio questa energia. Comunque come i maghi, che uno va da un mago, il mago le tocca e guarisce. Io non le credo. E anzi delle volte sì. Io non credo nulla. Vediamo, comunque io ho visto la foto, comunque c'è scritto che è uno dei più grandi, no? No, come dimensioni. L'anno scorso era il più grande d'Italia. Era sempre più grande quello sì, dello scorso anno. Sì, Madonna, era il sì. Sì, infatti prendeva, forse prendeva non solo il grano, anche l'orzo. Sì, no, se aveva preso anche qualcos'altro nella parte, diciamo, qui c'è questa parte centrale, poi c'è il cerchio, poi sono quei ciuffi di altri. C'è sì, c'è il centrale. C'è il centrale. Ah, qui ci sono queste punte e poi ai lati ci sono questi cerchi con anche dei ciuffetti. Sì. Ci ha lasciato dei ciuffetti, ma... Che barbiere, no, effettivamente quello dello scorso anno aveva qualcosa in più. Sì, sì. Veniva anche la pelle d'oca. Continuiamo a percorrere e a passare dentro i vari disegni. Il disegno del cerchio di grano. Parte, direi che è come una stellina, un raggio della stellina. Le varie punte, un altro raggio di stellina. Bene, ritorniamo al parcheggio, stiamo uscendo dal cerchio. Diamo ancora uno sguardo intorno. Il grano arriva in alto, in questo è un campo con il grano molto alto. Bene, salutiamo il nostro cerchio nel grano, che sia opera dell'uomo
troppo che non lo sia, comunque interessante da vedere. Alla prossima!